Sotto la rocca questa volta va col binocolo in realtà, perché sotto la rocca questa settimana ospita il vice sindaco di Grado Matteo Polo, perché abbiamo voluto, non solo perché pian pianino la primavera sta entrata e quindi tra un po' arriverà l'estate, ma poi perché con chi di turismo è da una vita che lavora, quindi la città di Grado, faremo anche un po' un'analisi di quella che è l'interpretazione dell'utilizzo della tassa e dell'imposta di soggiorno sul turismo, perché insomma ultimamente stiamo vedendo di tutti i colori, di idee anche di utilizzare quei soldi, tutto perché per quello che è nata appunto questa imposta. Però prima partiamo proprio da Grado. Allora, Grado ha lavorato molto per capire cosa fare dei soldi che si vanno a recuperare proprio dai turisti che sono lì, per dopo come spenderli, proprio perché bisogna aumentare il numero di turisti, visto che è comunque insomma, la concorrenza è spietata nel mercato turistico. Ecco, facciamo un po' un passaggio, spieghiamo un po' quali sono stati gli attori coinvolti, perché mi pare siano veramente tanti. Sì, ha lavorato molto la macchina amministrativa del nostro comune, abbiamo lavorato molto noi come giunta comunale, io in quanto assessore al turismo in particolare, abbiamo lavorato molto in sinergia con le categorie economiche del nostro territorio, perché la legge, così come concepita nella scorsa legislatura regionale, come sai, imponeva di fare un passaggio, di istituire un tavolo con gli attori del territorio, con la legge dice le categorie maggiormente rappresentative del territorio gradese, del settore ricettivo, e pertanto abbiamo istituito questo tavolo e assieme a loro abbiamo iniziato a lavorare anche confrontandoci su quelle che sono le criticità burocratiche che l'imposizione dell'imposta di soggiorno porta con sé in ogni città. Abbiamo poi predisposto il regolamento di attuazione di questa imposta di soggiorno, l'abbiamo fatto sempre accompagnando per mano le categorie economiche del nostro territorio e tenendo ben presente le loro istanze, le loro obiezioni. Abbiamo prodotto così un regolamento che era veramente frutto di un lavoro di condivisione, non solo di facciata, con chi poi andava sul territorio a riscuotere questa imposta. E nel definire le politiche di promozione dei servizi e gli investimenti infrastrutturali, anche in questo contesto abbiamo coinvolto le categorie economiche del nostro territorio. E questo ha prodotto tutta una serie di migliorie, diciamo, di sinergie, le famose sinergie di cui spesso ci si riempie la bocca, ma poco vediamo nella realtà pratica della politica. Senti, in una gabbia di matti come quella, anzi in un'isola di matti, scusami, perché poi bisogna sempre ricordarsi che Grado è un'isola, sono molti in realtà gli attori, i consorzi e più o meno le strutture che operano nel territorio. Come è stata fatta un po' la scelta? Perché mi pare che lì c'era un po' di maletta su chi doveva fare chi, Ma cosa, abbiamo perché. tenuto dentro tutte le categorie, c'è dentro il Consorzio Grado Turismo che si occupa di promo commercializzazione, c'è dentro la rete di impresa Grado in Reto, c'è dentro Federalberghi, rappresentanza di tutti gli albergatori Ascom, c'è dentro della Camera di Commercio, c'è dentro ovviamente la Promoturismo in quanto agenzia regionale preposta alla promozione turistica. Quindi questi cinque attori assieme hanno, diciamo, prodotto un documento che destina le risorse per il prossimo anno. Senti, com'è finito poi il discorso? Ti ricordi che c'era un taglio, anzi un azzeramento dei contributi per Lignano e Grado per i concerti, per le manifestazioni estive? Dopo si era promesso che se si Sì. sarebbe fatto un intervento con Promoturismo. Ecco, com'è andata? Perché quella è una cosa che interessa, perché è immediata proprio. Non è ancora finita, non è ancora finita nel No, c'erano senso le che promesse, eh? Io mi no, ricordo che la c'erano delle parola, promesse. l'assessore l'ha data e so che in questi giorni si sta insomma per presentare proprio sulla proposta di legge numero 26, questa famosa e discussa
omnibus, di cui spero dopo faremo un breve accenno. Guarda, so che posso dirti l'assessore. sull'omnibus, visto che è slittato tutta la settimana prossima, dove ci siamo ritrovati con 260 emendamenti, di cui 200 della maggioranza le ha aggiunto, alcune addirittura in comune. Onestamente ti giuro, finché non vediamo, non crediamo. Veramente, perché è stata depositata a ottobre. E così è un po' anche sui fondi del turismo. Insomma, la scorsa legislatura aveva fatto in modo che questi fondi per Grado e Lignano venissero in qualche modo resi disponibili il prima possibile per consentire alle località di fare una programmazione dei propri eventi, di anticiparla sempre di più in modo da poter facilitare poi anche la promozione. No, anche ti costa meno poi, e se certo, tu prendi certo. prima. E quindi diciamo che in questo momento stiamo attendendo questo emendamento, almeno così si vocifera tra gli ambienti del Consiglio regionale, che metterà in promoturismo le risorse necessarie per garantire gli eventi di Grado e Lignano. Senti, un bando però mi pare sia uscito. Sì, il bando cultura. Gli scorsi giorni si è uscito un bando cultura che anche lì vede una nostra manifestazione storica, che è musica, la rassegna musica 4 stelle, che è più di 30 anni che si svolge a Grado, la vede esclusa e agli ultimi posti di questa graduatoria. Allora, proprio per spirito di leale collaborazione con gli uffici dei gruppi consiliari, mi sto dando da fare per cercare di salvare anche questo finanziamento di questa importante rassegna musicale che organizza il maestro Giorgio Tortora. Potrebbe rientrare secondo te nella legge di contributi per gli eventi, sagre, feste che stanno portando avanti? Che scade il 29 No, quella che in realtà deve essere ancora approvata, che sta portando avanti il capogruppo della Lega in Consiglio regionale. Io non lo si so. Parla di 500-600 mila euro. Io dico che la stagione è alle porte, le incertezze sono ancora numerose. Io cerco di non far polemica e di risolvere i problemi a beneficio del territorio del comune di Grado, non cerco lo scontro istituzionale a tutti i costi. Vedo che Grado in alcune circostanze è penalizzata, poi mi viene raccontato dai responsabili di queste penalizzazioni che non c'è la volontà di penalizzare la località di Grado, allora cerchiamo assieme di metterci una pezza e io sono qui per, insomma, cercare di fare al meglio per la mia comunità, per il turismo e l'economia del mio territorio. Senti, questo non è forse il risultato di dire cambiamo, ma non so esattamente come cambiare? Ma c'è sicuramente dietro una necessità di voler fare le cose molto velocemente, di dare subito dei segnali, non dico per le elezioni alle porte, non penso questo. Scusami, ma proprio per l'impostazione politica. Perché se tu mi dici PDL 26 che ha come oggetto norme urgenti e servono 6 mesi di fatto per approvarla da quando è stata depositata, l'urgenza, insomma, ma è come andare in ospedale con un codice rosso e uscire dopo 24 ma ore. Spesso l'urgenza poi nasconde dietro delle cose che urgenti non sono, che vanno magari a tutelare interessi di pochi a discapito, come accade nella parte urbanistica della legge 26, dell'autonomia degli stessi comuni. Cioè, i comuni con questa legge vengono esautorati di molte delle loro funzioni, diciamo così. Il fatto che ci siano degli incrementi volumetrici previsti fino al 50% con ipotesi di trasformazione già adesso in si parla del 30, residenziale, già. Sì, io non lo so, ovviamente tutto in sospeso, tutto rimandato alla prossima settimana con la discussione di questa mole veramente consistente di emendamenti. Ho visto, sono 4 file PDF di emendamenti, sono 264, sì, di cui 2/3 sono della son tantissimi emendamenti, quindi dico, queste norme urgenti nascondono all'interno delle insidie molto pericolose per quanto riguarda l'altezza, le volumetrie di alcuni edifici. Però scusami, questo, ricordate sempre di guardare sì. in camera, ma questo però non nasconde forse che si sta andando tutt'altro che in direzione di la regione deve fare solo le cose essenziali e il resto fa i comuni? Cioè, non siamo di fronte a un nuovo accentramento verso la regione?
In questo caso non è un accentramento di funzioni, di oneri, di No, servizi, infatti di decide erogazioni, direttamente. è un accentramento di decisione, di potestà amministrativa, non saprei neanche come descrivere, Sì, infatti stiamo andando di oltre la democrazia, proprio decido è io un e basta. qualcosa che cozza un po' con lo spirito autonomista anche della Lega, lo vediamo, no? Prima i cittadini del mio comune, prima i residenti del mio rione, prima i miei amici del condominio, no? Cioè, ci chiudiamo in queste piccole patrie e invece questo va nello spirito opposto, cioè togli l'autonomia a tutti i comuni della nostra regione di decidere il proprio sviluppo urbanistico, che è una delle funzioni più importanti dei comuni e su cui noi a grado come maggioranza politica ci siamo battuti, su cui abbiamo vinto anche le elezioni. Loro non avevano detto questo, non avevano promesso in campagna elettorale di fare questi regali di volumetrie per gli immobiliaristi. Senti, torniamo un po' nello specifico più a grado. Tu, un mesetto fa, circa, se non sbaglio, avevi annunciato che poi in realtà l'avevi detto forse a me per primo. E io ho detto, boh, mi secchi a bucciare perché magari siamo ancora troppo presto, non ho tirato fuori le notizie, però quando ci siamo sentiti tu eri entusiasto che una manifestazione importante come Udine Jazz, che voglio ricordarlo, era in forte competizione con Trieste, ma lo è anche tuttora, proprio perché in contemporanea c'è il Trieste Love Jazz. Questa volta arriva, insomma, viene a grado indipendentemente per le beghe, comunque viene a grado. Come sta andando? Sta andando Perché. bene, stiamo definendo gli ultimi dettagli. Il 3 di aprile, quindi tra meno di una settimana, lo presentiamo alla stampa. Ovviamente siete invitati anche voi di RTA Telantenna. Lo presentiamo nei minimi dettagli. Stiamo investendo delle risorse importanti per la promozione di questo e di altri eventi del mese di luglio, perché nel mese di luglio abbiamo un mese dedicato all'enogastronomia e al jazz con il Festival Grado Jazz, Le Donne del Jazz, che è un altro festival ad accesso gratuito che porta delle importanti cantanti e voci anche della nostra regione, ma anche internazionali, al femminile. Poi abbiamo Ein Prosit e Le Cene sulla Diga, che è un evento che raggruppa i più importanti ristoranti della nostra regione in un evento veramente unico. Allora, fermo restando che ovviamente i testini sono comunque la minima parte rispetto a quelle che sono le presenze di grado nel periodo soprattutto di luglio-agosto, però resta chiaro che un conto è avere un festival jazz a Trieste e uno a Udine, un conto è averne uno a Trieste e uno a Grado. Da questo punto di vista, a livello di date, rischiamo una sovrapposizione oppure si sta cercando un po' che i due proprio non vadano a scontrarsi direttamente perché. E Udine si è molto avvicinato in realtà a Trieste, quindi rischi che magari un Festival di Grado va appassionato. dal 6 all'11 di luglio, queste sono le date del Festival di Grado con una proposta tra l'altro molto molto Trieste mi forte. pare comincia a metà luglio, quindi Sì, dovremmo quindi non esserci. No, dovremo perché è importante, sovrapporci, penso, ma quando hai questo grandi noi lo nomi. facciamo sempre, l'abbiamo fatto anche su Mare Nostrum, abbiamo già fissato le date di quest'altra importante iniziativa, manifestazione enogastronomica che si svolgerà il primo weekend di ottobre. Per farlo ho ovviamente chiamato l'assessore di Gorizia, Oretti, per capire di non sovrappormi a Gusti di Frontiera, conoscere le date di Gusti di Frontiera, capire la Barcolana, insomma, che sono Può appuntamenti essere abbastanza un fissi. appuntamento anche, visto che c'è gente che comunque viene una settimana prima, perché Trieste comunque la settimana prima è la Barcolina, che però dura qualche oretta, non è che è imponente come la Barcolina la settimana dopo, uno può volendo farsi magari col Delfino Certo, è. Verde la tappa anche su Grado. Certo, sarebbe una cosa, insomma, auspicabile e importante. Allora, chiudiamo un po' il pacchetto eventi, visto che abbiamo capito un po' l'andazzo, insomma, c'è qualche novità? Ecco, no, però una domanda sì. L'altro anno, io sono venuto, c'erano gli originali Blues Brothers Band che sembravano dei ventenni più che dei settantenni. Hai già qualche nome, qualche chicca I primi possibile? mesi di aprile usciranno anche lì i nomi del festival musicale che quest'anno riguarderà il mese di giugno. Quindi copriamo con il festival musicale il mese di giugno. Poi abbiamo i due festival jazz a luglio, un agosto ovviamente scoppiettante perché di per sé è pieno di persone, Io so che in Italia manifestazioni ed quest'estate eventi. arriveranno anche i Village People, non so se
No, non Sto andando un passerà. po' a Non leggiare so sul se giornale. passeranno per grado, ovviamente fino all'11 non possiamo, di aprile non possiamo rivelare ancora nulla. Il lavoro che è stato fatto è Perché non su, il vuoi o perché non sai? lavoro che è stato fatto è sulla creazione di numerosi eventi, anche piccoli, più o meno insomma, grandi per numero di pubblico che richiamano, ma il lavoro che è stato fatto e che stiamo portando avanti in questi giorni ancora è di una promozione anche attraverso le nuove tecnologie, il social media marketing con una strategia molto mirata, in modo da portare le persone che vogliamo noi a grado, proprio in virtù del fatto che in quel periodo c'è quell'evento, di fare delle manifestazioni invece aperte a tutti per portare il pendolare può essere interessante, ma non è una strategia turistica che a lungo termine paga. Cerchiamo così anche di allungare il pernottamento medio che negli anni si è veramente accorciato. La presenza media del turista varia tra le 2, le 3, le 4 giornate, quindi insomma è molto sì, dequalificante Senti, per il nostro abbiamo turismo. parlato questa prima parte, meno male di cose belle, adesso cominciamo a parlare di quelle brutte. Allora, Fossadon, perché Sì. Fossadon Poretti è una di quelle frazioni, penso, tra le più a livello strategico lontane dai centri, tra virgolette, di servizi, dal centro del comune, tra virgolette, dai centri dei poteri piccoli, è in una situazione particolare, dove chiaramente le attività, anche quelle poche rimaste, adesso so che a breve dovrebbe chiuderne un'altra, le attività proprio perché non ce la fanno, i medici, di fatto uno deve andare a grado, la popolazione anziana invecchia e dirgli all'anziano guarda che se tu chiami il tuo medico lo fa l'impegnativo, la ricetta in via telematica, li manda alla farmacia e dopodiché te la portano direttamente a casa, l'anziano gli piace la carta, gli piace andare anche a farsi la chiacchierata dal medico. Ecco, che cosa si può fare perché veramente poveri. Pensate, allora, da un lato si sentono abbandonati, però dall'altro lato, se li vuoi aiutare per quello che puoi, no, perché vorrebbero altro. Sì, è Ecco, molto difficile. Noi con gli abbiamo, anziani si sa che è per così. avvicinare la sanità alla frazione di Fossalon, abbiamo anche attivato un taxi sociale, un trasporto che può portare fino a 9 persone che da Fossalon raggiunge il CAP, insomma, di grado, quello che chiamiamo ancora ospedale di grado, anche se più un ospedale non è. Adesso stiamo discutendo con APT e nelle prossime settimane lo annunceremo in tutti i dettagli perché riteniamo giusto far pagare agli utenti del trasporto pubblico di Fossalon la tariffa come se fosse un trasporto pubblico urbano, perché di fatto loro attualmente pagano molto di più dovendo prendere la Penso tanto, corriera penso sui 3 euro, extraurbana. sui 3 euro e Esatto, 40, quindi il comune penso. interverrà il prima possibile per sanare questa cosa e per garantirgli un trasporto che sia insomma Sì, anche equiparabile a quello perché degli già, altri anche perché, quartieri perdonami, di ma grado. Queste passa un cose, pullman, non niente. no, di pullman ne passano, ci sono insomma le corriere che vengono da Monfalcone, da Trieste, che fanno fermata anche Fossalon. Il problema maggiore è quello del costo e andremo ad abbatterlo, anche perché se la necessità di una persona è di una volta alla settimana, il costo magari può essere trascurabile, se inizia ad avere degli appuntamenti fissi lavorativi o impegni familiari giù a grado, allora diventa un costo oneroso da sostenere un Sì, ma è trasporto possibile che non extraurbano. riusciamo a dargli ad avere un Ma il ambulatorio? comune ha attrezzato l'ambulatorio, ha attrezzato Sì, ma se nessuno ci anche vuole andare. mettendo a disposizione il wifi, noi non abbiamo la forza di imporre ai medici di medicina generale di stare, di No, presidiare Fossalon. 2 giorni a settimana potrebbero, E la dai. forza non ce l'ha nemmeno l'azienda sanitaria, come sai. Quindi su questo non possiamo fare promesse che poi non vedremo realizzate. Ah, però Abbiamo una mano sulla coscienza, sti medici potrebbero anche mettersela. Dovrebbero anche mettersela, sono Anche pienamente perché ricordiamoci che d'accordo. un medico di famiglia, bene o male, naviga sui 7.000 euro al mese, quindi Quello che non è noi abbiamo che, chiesto, cioè, non è che perché proprio ha una paga da di. certo. Ecco. Quello che noi abbiamo chiesto la scorsa settimana al commissario dell'azienda sanitaria,
che noi riceviamo costantemente grazie anche al supporto e al pungolo del Comitato per la Salvaguardia della Sanità Gradese, che approfitto per ringraziare. Abbiamo fatto una lista di richieste che non rimangono richieste verbali perché le abbiamo inviate in forma scritta e attendiamo nei prossimi giorni delle risposte. Anche per quanto riguarda la frazione di Fossalon, che sarà sicuramente interessata dagli infermieri di comunità. Ti ricorderai che la scorsa riforma dell'assessora Telesca e della giunta Serracchiani cercava di spostare la sanità sul territorio. Bene, abbiamo attivato il CAP, abbiamo attivato Sì, però me l'hai l'AFT. messo a grado, E però. poi però bisogna mettere il personale che operativamente si prende cura sul territorio dei nostri anziani. Quello risolverebbe già, un potenziamento del personale sul territorio risolverebbe già, la metà dei problemi anche della frazione di Fossalon. Su questo stiamo insistendo con forza e attendiamo delle risposte molto precise dall'azienda sanitaria. Senti, altro tema, invece questa volta parliamo di bilanci, ma te lo chiedo perché sto vedendo che indipendentemente da che colore politico stia governando, tutti si lamentano che i bilanci sono fatti in maniera un po' strana, nel senso che hai mille piccole postine, tutte quante raggruppate, poi alla fine arrivano raggruppate in 3-4 macro aree e non si capisce nulla. È cambiato modo? Siete tutti in maggioranza che Ma sì, fate da qualche apposta? anno, no, da qualche anno è cambiata la legge, è una legge che dice che il Consiglio dovrebbe dare l'indirizzo sulle macro aree di intervento. In realtà noi proprio su sollecitazione dei consiglieri di opposizione presentiamo allegato al bilancio a parte diciamo un prospetto almeno con i maggiori interventi messi proprio bene in chiaro. Questo genera ovviamente una discussione più animata all'interno del Consiglio Comunale, ma è la vecchia dicitura, proprio capitolo numero, la voce del capitolo di spesa con l'importo a fianco. Questa è una maggior trasparenza che noi come Comune abbiamo deciso di dare ai nostri consiglieri d'opposizione. In fondo lo trovo anche giusto quando si tratta di parlare, di discutere di bilancio, più siamo trasparenti, più mettiamo nelle condizioni anche i consiglieri di opposizione di fare le loro critiche. Forse noi governiamo, insomma, forse anche con troppa trasparenza a volte, con troppa tranquillità, nel senso che mettiamo a disposizione elementi per giudicarci, cerchiamo di farlo sempre, a volte capita anche che ciò non accada, cerchiamo di essere sinceri e di portare avanti la nostra attività amministrativa alla luce del sole. Altri magari decidono di trincerarsi dietro la normativa che appunto non obbliga i comuni, ma nemmeno vieta ai comuni di mettere magari un allegato sul banco dei consiglieri d'opposizione con le voci in chiaro, così come fa il comune di Grado. Senti, ultimi 3 minuti e mia ultima, anzi più che domanda, considerazione, vorrei chiederti cosa ne pensi. Io quest'anno, visto che il centro televisivo regionale non andava a Milano, mi sono fatto una bella gittarella e ho detto, dai, vado a vedermi la bite così vado sotto agli amici. E mi sono reso conto che, a parte il pochissimo spazio dato a Grado, a Lignano e ad altre località, ma mi sono reso conto che noi avevamo uno dei più brutti stand di tutta la BIT rispetto a Veneto, Lombardia, Sicilia, non stiamo neanche a parlare. E mi meraviglio a un certo punto che venga tanto turismo, se nei posti dove si discute di turismo, sembra che siamo incapaci di farlo. Ma io questo non so, non ho dati per valutare la BIT di Non sei Milano, il mai nostro stato? stand, no, non sono mai stato alla Ti BIT, conviene fare un giro? il comune di Grado ha deciso in passato, secondo me correttamente, di non partecipare, di portare avanti altre iniziative, magari che possono sembrare di minor livello, ma sicuramente a livello invece di impatto e di promozione sono molto più importanti. Noi adesso andremo, come sai, a Graz, partiremo con le biciclette, un'importante promozione che facciamo di quella che era l'antica ferrovia meridionale che portava i turisti austriaci fino a Trieste per poi arrivare a Grado, che era una delle prime, se non la Ma tu un prima spiaggia pezzettino lo fai? dell'impero. Io farò probabilmente tutta,
assieme a questo gruppo Con la di bomba eroici d'ossigeno e di dietro. coraggiosi, e insomma il costo è veramente contenuto di questa iniziativa, ma la ricaduta di articoli sulla stampa austriaca, sulla stampa slovena, perché faremo un passaggio anche a Maribor, a Lubiana, a Postumia, l'ho detta in senso inverso, ci ripaga già delle spese di questa iniziativa che tra l'altro insomma sui social è molto sostenuta, ed è sostenuta anche dagli imprenditori del nostro territorio che per il primo anno insomma ci sponsorizzano questa iniziativa. Significa che tutti assieme ci crediamo. La promozione B2B è importante continuare a farla, andare nelle fiere anche con Promoturismo. So che Promoturismo FVG, anzi non è che so, assieme ai comuni ha portato avanti un progetto di realtà aumentata per far vedere in tre dimensioni e video ai potenziali acquirenti e sottoscrittori di contratti, quelle che sono le nostre località. Quindi Io è uno strumento che magari all'apparenza allo stand può sembrare brutto, ma poi uno quando entra in quel ho visto in circuito. anteprima, in esclusiva, sotto banco, un video ipotesi delle nuove terme di Grado. Che hanno fatto un video che è stato presentato negli uffici di giornale. Sai che quando giri per casa Io per non ho vedere, era avuto fantastico. il piacere, ma spero che la regione provveda No, quanto era prima. fantastico. Era veramente, perché mi spiegavano come funziona questo meccanismo. E siamo finiti a Grado, e quindi ho visto, e posso dirti che mi sono meravigliato, ma meravigliato, ormai con la tecnologia fai di tutto, però sai, quando vedi un posto che conosci, insomma, da com'era, com'è. No, no, da com'era com'è. Io spero che la regione dal progetto virtuale passi velocemente al progetto reale, che poi genera sul nostro territorio importanti ricadute. E Senti, spero che non ultima rimanga solo un domanda. rendering Io ogni fotorealistico. tanto per sbaglio vengo i Facebook, ma sei così cinico che un giorno sul post famoso del Cinema Cristallo tu hai scritto: sì, anch'io sono nostalgico, ma bisogna guardare avanti e mettere da parte le... Ma io penso che il Cinema Cristallo, grazie che mi fai questa domanda innanzitutto, io penso che il Cinema Cristallo sia una struttura che in passato è stata meravigliosa, non tanto a livello architettonico quanto per le cose che lì dentro sono state fatte da Pasolini in primis. È un pezzo di storia della nostra città. Sai quanti amori saranno nati da dentro? Sicuramente, ma la galleria in questo momento è inutilizzabile. La struttura ha dei problemi strutturali. Io volevo lanciare la discussione, perché semmai non si discute, cioè noi non possiamo accontentarci di fare quattro mostre, seppur belle, nell'atrio di questa Ma perché importante adesso è struttura inagibile, nevralgica, perché penso. è in centro alla nostra città, E penso e sia inagibile, lasciarla ma è abbandonata inagibile, lì a se no? Non è stessa. più Ma la agibile. sala forse è anche agibile, ma gli impianti sono vetusti, andrebbe rifatto completamente. Tutto all'interno di quella sala, non bastano Male 100 che i 200 mila cinesi, euro. Allora che possiamo magari... anche decidere di lasciarla là per quando avremo le risorse, però faccio notare che è finito il Triennale Opere Pubbliche, bisognerà cantierare il viale Dante, che è il viale peraltro di questa importante struttura che insomma via via col tempo si sta disfacendo anch'esso. Ci sono tante opere pubbliche urgenti che dobbiamo portare avanti. Io vedevo lì che con l'intervento di un pubblico privato, diciamo un intervento pubblico privato, potesse ridare al piano terra la struttura, alla comunità in gestione, al comune di Grado, e sopra i privati potevano costruire qualcosa. Non so nemmeno la fattibilità tecnica, ma mi piace pensare che una discussione si debba fare ora, perché poi sappiamo che tra la decisione dell'amministrazione e il cantiere che realizza quanto deciso passano numerosi anni, e noi non Diciamo possiamo che almeno permetterci di lasciare lì quella struttura. allora, diciamo che Polo nel suo sarebbe già felice di concludere il mandato almeno vedendo la struttura giù, che sarebbe già un miracolo, penso. Sì, per poi vedere una struttura su, una struttura funzionale al Sì, ma nostro intanto almeno vedi turismo. che E dico non comincia. solo al nostro turismo, anche alla nostra comunità, perché avere un bel posto all'aperto, polifunzionale, in cui tu puoi fare, come dicono alcuni, una pista da ballo, ma più in generale un'area eventi in cui portare mostre, in cui magari se piove
puoi portare, Cioè, spostare il ripetiamoci, poi non Capodanno avete al neanche una piazza coperto. grande, poi c'è Non quella di abbiamo. grande, non puoi neanche fare un evento grande. Esatto, E quindi dove lo fai? Grado non fa eventi grandi proprio perché non ha le strutture. Stiamo investendo con l'imposta di soggiorno per ammodernare tutto il Parco delle Rose e anche l'arena del Parco delle Rose. Il Cinema Cristallo è una struttura su cui purtroppo non riusciamo ad intervenire per mancanza di risorse. La mia visione è questa, la discussione è aperta, non decideremo frettolosamente, non decideremo noi. Spero che si faccia però una discussione aperta e realistica e che non si passi sempre alla strumentalizzazione di ogni cosa che viene detta, perché da parte nostra non vogliamo fare regali agli immobiliaristi, perché avrei visto che sul piccolo è uscito mini appartamenti al posto del Cinema Cristallo. Non è questa la nostra volontà. Quelli che fanno regali agli immobiliaristi in questo momento hanno anche un altro colore politico in questa regione. Voglio che però vorrei, anzi, che venisse fatta una discussione molto seria su quella importante struttura. Allora, io ringrazio Matteo Polo, vice sindaco e assessore al turismo del Comune di Grado, ci vediamo la settimana Grazie prossima. a te. Settimana prossima c'è una puntata da non perdere perché abbiamo, cioè, viene approvato il bilancio del Comune di Monfalcone, avremo un bel duo a cui io veramente ci tenevo, avremo la consigliera del PD Furfaro e Del Bello, quindi la Furfaro che è della lista civica e invece Del Bello che è del PD, ma fanno una coppiata veramente eccezionale in Consiglio Comunale. Grazie, arrivederci.